Ben ritrovati amici e amiche del gameplay su Gamerside. Si è state ascoltando tra 90, siamo su un nuovo appuntamento con la rubrica Giochi Proviamoli. Questa volta un gioco abbastanza recente perché è uscito soltanto il 3 aprile. Il 3 aprile, quindi abbastanza nuovo. È Feral Fury, ragazzi. Che gioco è Feral Fury? Ormai stanno spopolando questo genere di giochi. È un twin stick shooter roguelite. Per chi non abbia capito, tipo Enter the Gungeon e c'è sempre come Binding of Isaac. Un po' più simile a proprio probabilmente a Enter the Gungeon. Con uno stile grafico però questa volta un po' diverso. Non proprio isometrico come Enter the Gungeon, ma credo un po' più dall'alto. Penso che si veda questo, proprio dall'alto. Comunque adesso lo andremo a scoprire insieme. Ah, il gioco è formato da diversi stage che andranno a difficoltà, aumentare sempre di più la difficoltà ogni volta che progrediamo in questi stage. Prendiamo sempre una moneta di gioco con la quale saremo in grado di upgradare alcune cose. Vedete qui, questi sono gli upgrade possibili a noi. Più scudi, più proiettili, vedete? Quindi più ceste puoi trovare durante la mappa. Tramite una moneta che si otterrà, sì, quando uccideremo i mostri, i nemici. Andremo ad impersonare, come vedete qua, un panda incazzato, infatti Feral Fury, ragazzi, degli animali, con un fucile a pompa, una pistola, e andremo a ammazzare i nostri rivali. Daily Run non so ancora cosa sia, dovrebbe essere una sfida giornaliera... Tipo, che non finisce mai, endless, quindi senza una fine. Che può continuare avanti ai quadri infinitamente. C'è questa qua, una fine, un inizio e una fine. Andremo a giocare a normal, tanto. Questi sono i personaggi giocabili, sbloccabili con la storia. Vedete che è un panda. Questo cos'è, un orsetto del lavatore, non lo so, non vedo cos'è, oppure un altro panda. E questo è un cinghiale, cos'è? Vabbè, comunque sono animali. Forse è questo qua più un orsetto lavatore, però vabbè. Vediamo il panda. Ma io sento il volume che è troppo alto, sento. Ma non so se dipenda da questo. Ok, ragazzi. Parlerò un po' più forte io allora se il volume è troppo alto, per non toglierlo di tutto. Sta piovendo, abbiamo varie vie. Io sto messo un po' scomodo, ragazzi. Dureremo poco. Esplode tutto, esplode. Ah, madonna. Guarda che bastardo. Aspettate, devo abbassare il volume, ragazzi, perché ovviamente io nelle cuffie lo sento potentissimo, lo sento. Lo sento veramente, veramente potente, lo sento. Cosa esplode là? Ah, pure questi esplodono. Devo stare attento al terreno questo qui, che è dove escono i spuntoni. Che è abbastanza un terreno infame. Vedo l'ora di prendere un'altra arma se la troviamo. Vediamo. Oh no, non ci va lì. C'è un burone, Cristo, non me ne ero accorto. Una cassa. Una moneta, proprio come succede in banda, in Binding of Isaac. Quello come lo prendo? Non ho abilità per prenderlo quello. Si sfonda? No. No, non si sfonda. Qui è chiusa, serve una chiave? Che non abbiamo. Almeno credo. Quel coso lì, che è quel coso in mezzo? Ho paura ad avvicinarmi, c'è qualcosa in mezzo. E infatti.
Facciamo finta di niente. Ah, ci serve la chiave per progredire. Questa è la fine del livello. Quindi dobbiamo andare nelle zone dove non siamo andati e cercare di trovare la chiave del livello. Forse qui. Me ne sono accorto proprio. Il gioco è difficile, punisce. Troppo, non ci puoi fare un cazzo. Questi sono giochi che vanno giocati e rigiocati all'infinito per imparare i pattern d'attacco dei nemici, le varie situazioni di gioco. Ho visto la... esplodi, va. Ho visto la chiave. Vediamo se qua c'è qualcosa di utile. Con 5 monete ci citavo un medikit, ne abbiamo una. Abbastanza una presa per culo questa. Qua zona è rossa perché alla fine. No, là serve proprio una chiave a forma di chiave, non una tessera. E vaffanculo però. Ok. Balordo che non sei altro. Vediamo se ci danno proiettili, ma tanto senza arma non è che ci interessa più di tanto. Stage clear. Ok. Siamo attenti che adesso la difficoltà è aumentata, quindi creperemo in poco tempo. Un'arma, attenzione, minigun. Presa. È quella che avevamo già, la minigun? Ah no, eccola la minigun. 160 colpi. Una tessera blu, forse un'altra arma. Minchia che roba. È devastante quando parte. Però qua non prendiamo le monetine, porco disse. Devo stare attento a quel bastardo. No. E così spreco soltanto i proiettili. No, ma che sto rinati. Imboscata, porco disse. Prendi, infatti mi sta prendendo un po' troppo pochi. E vaffanculo però. E ormai un colpetto e andiamo al creatore. Dovrei cambiare arma per sparare ai casse. No, non ci possiamo andare. Ok, no, si possono comprare. Che cosa ho preso? Una chiave? No. Non so che cosa ho preso, ragazzi. Che enormi stage, cambia pure zona. Ho visto anche nel trailer che possiamo anche guidare macchine. Cioè stage proprio fatti diversi, impostati in modo diverso da questo. Cristo. 1-2. Allora, vorrei andare a vedere il Daily Room. No, tanto è lo stesso gioco. Fare una nuova run normale e vedere se riusciamo a sbloccare qualcosa di diverso a sto punto. L'inizio qua sembra sempre qua uguale alla zona dove inizi. Che mi ricorda un po' così stupidamente Metal Gear 1. Metal Gear Solid 1. Quello uscito per PlayStation 1. Le zone non sapete quanto mi ricordano quello. Allora, qua trovo la tessera rossa, non quella blu. Un medikit che potrebbe esserci utile. Non so se come in. Se rimane segnato sulla mappa. Sì, rimane scritto sulla mappa. Bene, perfetto. Cerchiamo di prendere sta robetta. E io adesso però giocherei per trovare. No, io non andrei a finire al quadro. Ma quanto andrei a trovare la tessera blu a sto punto. Se è possibile rimediarla. E queste granate hanno quasi rotto il cazzo. Pure quando crepano rilasciano globi. Rompibile, ma non c'è niente. Qua serve una chiave. Quindi non tutto è prendibile subito, per esempio. Almeno una chiave per iniziata ce la potrei notare. Minchia, è enorme sto primo stage. Ma c'è il nulla. Forse c'è una stanza segreta da che parte.
Tipo sfondando un muro. Cioè, noi abbiamo altre abilità, eh. Non saprei come usarle, ma le abbiamo sicuramente. Boscata di merda. Non siamo quello che fa tutti quei cose. Tanto questi qua poi sono molto più facili. Sono abbastanza inutili quelli. E la madonna. E vaffanculo. Sapevo andare a finire così. Per fortuna c'è il medikit. Comunque no, non possiamo prendere la testa blu. Probabilmente ci dovrebbe stare qualche stanza segreta che ci permetta poi di andarci. Ce ne abbiamo 4. Guarda un po'. Forse qua dava ad essere blu. Ci manca una monetina. Un po' un peccato. Fatevi sotto, fatevi sotto. Minchia quanto sono brutti proprio. Mamma mia. Qua si servirebbe un bel macellaio che. E cinghiale ce lo facciamo con le pappardelle. Minchia, buono un po'. Oh, com'è che capisco neanche che animale è? Ho preso fuoco, Cristo. La pistola che ci facciamo? Double? Minchia, ragazzi. Ma quanto sei ignorante, panda. Ma quanto è ignorante il nostro amico panda. Abbiamo per sempre o finiscono sta pistola? È finita. Perché ha un boost è temporaneo abbastanza corto. Abbiamo fortuna se troviamo il medikit. No. La fortuna nostra è già finita. Però forse stavolta ce la possiamo fare a raggiungere l'1.3. Ah, sta tessera blu del cavolo. Tanto non si trova. Questo partito è un mago praticamente. E vaffanculo. Un mago è uno stregone, eh. Dovevo fascio, non lo sapevo però. Però non c'è un cazzo qua da fa. Ci siamo ammazzato, dovevo fascio scivolata e non lo sapevo. Un po' perché cioè, c'era una porta forse e non l'ho vista. Che disse. È chiusa a chiave. Prova anche a farlo comparire sulla mappa che era chiusa a chiave. Punto di qua. Non abbiamo tante scelte. Andiamo male, dai. Oddio. Stanza buia. Quindi qua per entrare ancora non capiamo che serve per entrare a quelle porte del cazzo. Vai. Un'arma nuova. Hand cannon. La Magnum. Ok, vaffanculo. Gioco infame. Sti giochi, ragazzi, ti fanno rosicare come non pochi. Però non è impossibile. È un gioco che è fattibile. È anche gradevole alla vista, ragazzi. Anche il gameplay è abbastanza gradevole. Abbastanza preciso sia il salto che la mira, ragazzi. Quindi un gioco che per quel che costa, mi sembra che costi 4,99€. Se siete alla ricerca di un gioco simile a avete spolpato Enter the Gungeon, avete spolpato Binding of Isaac, questa è una buona alternativa low cost per quella gente che cerca questo genere di giochi di roguelite, ragazzi. Fatto da Scandinavia Games, sta su Steam. In caso metto il link in descrizione per comprarlo. È uscito da poco. Anche gli achievement e le carte di Steam, credo. Ah, sì, credo di sì, credo. Quindi niente, ragazzi. Io vi ringrazio, vi saluto. Vi ricordo, se il video è stato di vostro gradimento, di lasciare un like per aiutarmi a crescere, di condividere il video e soprattutto di commentare. Scrivetemi le vostre impressioni. E niente, ragazzi. Da 390 Game Over Size è tutto, noi ci vediamo con i prossimi video. Ciao ciao raga, alla prossima!